Aldo Poponcini, allora finalmente l'organico dei vigili aumenta? Sì, finalmente siamo arrivati a superare le 90 unità, 94 precisamente, e quindi siamo riusciti a implementare il numero degli agenti da poter mettere sul territorio, su strada. Ecco, dove verranno dislocati questi nuovi agenti? Diciamo, verranno utilizzati nelle zone calde della città, quindi inizialmente faranno un corso di aggiornamento in cui si spiegheranno le normative che riguardano il nostro territorio e poi si utilizzeranno nella zona centrale, Piazza Guido Monaco, Sant'Agostino, Campo Marte, zona Saione e in tutte quelle attività che ultimamente noi si effettua riguardanti il coronavirus. Ecco, lei da qualche mese è diventato comandante della municipale. Si è reso conto forse di un cambiamento di atteggiamento degli aretini nei confronti dei vigili, o forse lei ha portato un po' più di buonsenso aretino nel corpo dei vigili urbani? Vabbè, io sono cresciuto in questo comando, ho iniziato tutta la mia carriera lavorativa come agente, quindi riuscendo a ottenere questo incarico che io ritengo per me prestigioso, e quindi sto mettendo tutto l'impegno possibile per risolvere i problemi della mia città. Oggi meno multe, forse più sostegno, più controlli. Sì, diciamo, siamo in presenza di una grave crisi economica oltre che sanitaria, quindi noi si cerca soprattutto di prevenire prima di reprimere. Lei che è sul campo, gli aretini sono lisi, sono bravi? Ma io l'ho ripetuto, per me gli aretini sono dei buoni cittadini e sono anche rispettosi delle norme. Poi chiaramente i giovani in tutta questa situazione si sono ritrovati a gestire anche dei problemi psicologici o altri fattori che anche di difficile comprensione, però vedo che si stanno adeguando. Grazie.